Solo su un sito erano in grado di tirar su in un mese 800.000 euro di scommesse online. La mafia da tastiera la definisce la Guardia di Finanza di Catania, che, coadiuvata dalla Scico di Roma e coordinata dalla Procura Etnea, ha messo sotto inchiesta 336 uomini, alcuni di loro vicini al clan dei Santa Paola Ercolano. Nel mirino degli investigatori una piattaforma maltese, non autorizzata in Italia, ed una rete di agenzie siciliane e non solo, dove avveniva il grosso delle puntate in contanti. 12 adesso sono in carcere, 2 domiciliari, per gli altri c'è l'interdittiva all'attività imprenditoriale o lavorativa. Sono tutti accusati a vario titolo di esercizio abusivo di gioco e scommesse, evasione fiscale, truffa aggravata, autoriciclaggio, condotte aggravate dalla finalità di favorire gli interessi dell'associazione mafiosa. Dietro il legame tra Cosa Nostra e gioco d'azzardo ci sarebbero ancora loro, i fratelli Carmelo e Giuseppe Gabriele Placenti. L'operazione infatti è gemella della Revolution Bet del 2018. Utilizza moderne tecnologie come quello del gaming online, quindi della raccolta di scommesse online, per acquisire ingenti capitali da reinvestire illecitamente, ovviamente in diverse attività di carattere economico e commerciale, acquistando fabbricati e terreni in Emilia-Romagna e Puglia ed una società della ristorazione in Germania, sequestrati anche conti correnti nelle banche tedesche, polacche e maltesi e beni per oltre 80 milioni di euro. Secondo gli inquirenti, i fratelli Placenti stavano istruendo su come fare affari con le scommesse online Francesco Guttadauro, nipote del super latitante Matteo Messina Denaro.